arrivato a Napoli, voi sapete tutti che sono siciliano. Sono arrivato a Napoli con la voglia di cantare e soprattutto la voglia di fare successo in questa città, perché poi era il mio più grande desiderio. Allora rimango per 6 mesi a provare e riprovare. Ho dormito dappertutto per poter arrivare a concretizzare un sogno importante. Diciamo che la prima cosa che so quando arrivai qui, la prima cosa che fece mi mise a sentire tutti i cantanti possibili e immaginabili. Mi seguivo tutte le radio, tutte le televisioni, giusto per capire quello che a Napoli in quel momento funzionava, no? Così mi accorgo che è il boom dei cantanti cosiddetti neomelodici, no? I cantanti giovani. E mi accorgo che ci sono tantissimi artisti che stanno cantando le canzoni che ho scritto io, cioè canzoni che io avevo cantato già in Sicilia nel 2002, nel 2001, nel 2000, nel 99, nel 98. Così diciamo che la cosa mi dà anche un po' fastidio, dico, come io non faccio successi che canzono me e questi qua con le mie canzoni fanno successi. Così dopo 6 mesi di sacrifici mi fermo e dico, stasera è l'ultimo giorno che ci provo. Era il 20 di febbraio del 2004 quando pioveva, c'era freddissimo ed era una nottata veramente terribile. E dico, scrivo l'ultima canzone, se funziona continuo a rimanere a Napoli, se non dovesse funzionare torno un'altra volta in Sicilia e continuo a cantare come ho fatto fino ad oggi. Quella notte scrivo questa canzone qui. Scusa se stavo qua mi lascia la vita, forse non da fare la pazzia, ma vuoi tornare, sento sto bruciando dentro me, e non sto sognando, ma se tu vado giù da là, io non vivo più, scusa ma si tutto si va. Non è giusto vivere così, senza alcun rimpianto, rosa più risulta non ho mai. Non li metterò se questo potrà farti tornare. Thank you.